Salve a tutti ragazzi e benvenuti su un video speciale. Oggi è sabato, quindi non sono video normali, quelli del sabato e neanche quello di oggi lo è, ma prima di iniziare con questo video anormale, volevamo dirvi una cosa importantissima. Sì, perché finalmente parteciperemo a un torneo e siamo felicissimi di dirvi che per la prima volta lo faremo in un altro paese. Andiamo a Colonia, Germania. E saremo ospiti Siamo partecipanti. Faremo cacare, perché sono tutti giochi dove non siamo bravi. E lì dove eravamo. Però non lo dire, cioè. Allora, faremo parte della GTX Challenge che ha organizzato Nvidia e praticamente è un torneo a livello europeo e per l'Italia parteciperemo soltanto noi e una ragazza, Kuro Lili, che fa streaming su Twitch. Voi ci potrete vedere il 18 luglio per praticamente tutto il giorno sul nostro canale di Twitch in streaming, diretta live. E streameremo bene, perché di solito i nostri stream di Twitch fanno schifo, perché la nostra linea fa schifo, ma lì dalla sede dell'ASL c'è una buona connessione, quindi vedrete bene bene i giochi, ci sentirete bene e tutto quanto. Non aspettatevi grosse performance. Ci andremo per vincere, per portare altra bandiera italiana. E anche perché al primo posto c'è un computer e me lo vorrei portare a casa. Potrebbe esserci una buona possibilità che non facciamo proprio schifo schifo sul CSGO. Vabbè, avete per visto, il resto. Avete visto quanto è bella la sede dell'ESL? È tipo un grosso palazzetto con noi che giocheremo lì sotto. E quindi è una cosa molto figa. Sì, molto figa. Vi aspettiamo sabato 18 in streaming sul nostro canale Twitch. Dovremmo vederci, però non ne sono sicurissimo. Non lo so, siamo al centro commerciale, qua a Termoli, e siccome abbiamo fatto tardissimo oggi, ma veramente tardissimo. Tarderrimo. Cogliamo l'occasione per fare la spesa, mangiarci una cosa al volo. E fare un video. Sì, per rispondere ad alcune domande. Ma se ci prendessimo il salmone? Sì, ma che ci facciamo col salmone? Ce la zippiamo in fronte? No, non lo so. Vabbè, comunque abbiamo tante vostre domande, adesso mentre facciamo la spesa rispondiamo. Allora, abbiamo chiesto ieri sera su Instagram, sul profilo dei rognosi, qualche domanda per un pack time. E sì, la gente ci guarda male, ma poco ci importa. Non frega niente. Tu intanto vedi qual è il primo. E siccome c'è tanta gente che giustamente ci conosce da pochissimo, ci chiedono domande che molti di voi conosceranno, ma ci sono altrettante persone che non conoscono. Cioè, conoscete le risposte più che le domande, e noi adesso andiamo a rispondere. Le risposte alle domande. Sì. Magari vuoi una ciabatta? Ti serve una ciabatta? Non è male, ma l'importante è che sia fresca. Vabbè, allora, prima domanda. Prima domanda, Giovanni ci chiede da dove vengono i nostri nick. Da noi vengano i nostri nick. La nostra prima scelta cade su questo kebab. Kebab. Su questo kebab, non sappiamo. Comunque i nostri nomi nascono da una cosa molto semplice, una cosa quasi dell'adolescenza, se vogliamo. Il mio nasce dal fatto che quando avevo 18-19 anni avevo una band a cui tenevo molto, anche perché c'erano dentro persone con le quali sono ancora amico. Si chiamava Sinergia, da cui Sinergo. E io invece, Redez è un diminutivo di Redemption, che non viene da Redemption Song, ma è una cosa molto particolare che viene da CS più che altro, da Counter Strike. Cioè, c'è la spesa, facciamo i gelati, c'è Ringo. Ringo, il gelato del Ringo è veramente buono. Alla fine compreremo qualcosa. Non so, il kebab è stato scelto, è stato preso. Forno a microonde, proprio fatto. Rapido. E l'unica cosa che dobbiamo vedere è con cosa abbinarlo, perché da solo fa angoscia. Con le Donny Donuts, ovviamente. No, ma ci sono i gelati con le donuts. Sì, anche se questi fanno male proprio al cuore. Sì? Bene, prendine una. Ok. Che molti mi chiedono, Sinergo, come fai a dimagrire così? È inspiegabile, in effetti. C'è anche questa. Vista la merda che ci mangiamo, però non fa niente. Sì, la seconda domanda invece ci viene da Lucrezia, tipo. Sì. E ci chiede, giustamente, perché anch'essa ci conosceva da pochissimo, ci chiede da quando ci conosciamo e come ci siamo conosciuti. 25 anni fa ci siamo conosciuti, perché i nostri genitori erano amici. Ma prima ancora, non lo sapevamo che erano amici. Però ci siamo ritrovati insomma in prima elementare, stessa classe, e questo ci porta alla prossima domanda che ci chiede il nostro rapporto con gli insegnanti, no? Sì, c'è un altro ragazzo che ci ha chiesto il nostro rapporto con gli insegnanti dell'epoca. Prendiamo anche un po' di carne essiccata col peperoncino, che spero sia brutalmente piccante. No, spero di no, perché sennò fiamme dal culo, basta il peperoncino. Quindi, tra risposta alla domanda, come andava con i nostri professori? Andava, cioè nel senso, da piccoli non è che hai troppa possibilità di scelta.
quelli hai, quelli ti tieni. Con alcuni di loro c'era un bel rapporto, soprattutto al liceo, con altri c'era un odio incontrollabile, e soprattutto perché molti di noi non erano capiti dagli insegnanti. Perché gli insegnanti, diciamo la verità, non è che fanno cagare, molti però fanno cagare perché non dovrebbero fare gli insegnanti. Così, brutalmente. Eh no, è proprio così, cioè io sono figlio di un insegnante, ho insegnato a mia volta, com'è che a me e a mio padre i ragazzi ci vogliono bene e gli altri li odiano? E ovviamente col kebab al pollo che ci sta bene insalata, no? C'entra, cioè è salutare metterci un'insalata, perciò questo non la prendiamo. Però noi ci siamo conosciuti con una cosa molto particolare, ovvero un panino particolare. Allora, primo giorno di scuola i miei genitori pensarono bene di darmi un panino da portare a scuola. Panino ripieno di pesce, cioè perché a Termoli si mangia pesce, ma neanche pesce di mare, pesce di fiume, la trota. E ovviamente mi vergognavo come un ladro a tirar fuori quella roba lì. Lui sarebbe vergognato anche lui come un ladro, ma siccome era il mio, il panino l'ha mangiato lui. No, vabbè, io l'avrei mangiato perché la trota mi piace. E quindi da lì è nata la nostra amicizia, con un panino alla trota. Sì, cioè per... sì, molto strano. E siamo arrivati alle patto uova. Mestruazione di gallina, ragazzi. L'espulsione dell'ovulo. L'espulsione dell'ovulo della gallina si chiama uovo, eccolo qui. Stiamo mangiando qualcosa che nella nostra razza di solito si spiattella contro una roba con le ali. Comunque, cosa. Ragazzi, la domanda sono è... questa che è la 99. Prego, credo sì, di sì. Beh, sì, penso proprio di sì. Momenti mistici. Eventi molto mistici. Comunque, dicevamo... Domanda. Sergio ci chiede, aspetta che la rifaccio, avete progetti futuri? Sì, ce ne abbiamo tanti di progetti futuri, in realtà non sono pochi. Il primo tra tutti è il teatro, che partirà a settembre, si spera, nel modo migliore. Oh, e per tutti gli attori là fuori, per tutti gli studenti, per tutti quelli che vengono dalle accademie e che pensano che sia un sacrilegio, non andiamo in teatro a fare teatro, andiamo in teatro perché è il posto più adatto per portare uno spettacolino senza confusione intorno, non perché ci crediamo... Chissà cosa. Siamo nel reparto cioccolata. No, cioccolata, tentazione, peccato, gola. E quindi una domanda molto intima. Il nostro amico Claude ci chiede che a quanti anni avete perso la virginità? È una domanda molto intima. Molto intima, in effetti, però molto... più in là con l'età di quanto non facciano adesso. Sì, i ragazzi. Più in là. Ma anche perché, cioè, non per chissà quale motivo, perché veramente io quando ero ragazzino non me ne sbattevo proprio tanto, cioè io volevo giocare. Sì, cioè noi siamo dei tardoni, cioè, quindi non abbiate questo problema, non ve lo poniate. Oddio, ho 14 anni. Non ve lo ponete. Ancora non becco la sifilide, ho 16 anni. Anche se arrivate a 40 anni e non avete ancora inzuppato il biscotto, non è un problema, ragazzi. Non è un problema. Sapete quali sono i problemi? Se arrivate a 40 anni e non avete un amico, quello è un problema grave. Continuano le domande sul nostro Instagram e noi pensiamo alla camomilla. Perché? Perché il nostro Suma su Instagram ci ha chiesto una cosa... Bella. Cosa fareste se foste gli ultimi sulla terra, ma non insieme, separati? Cioè, o solo io o solo lui. Quindi, doppia risposta, vai. Ma io penso, Maria, che porterei un sacco di soldi. La figa. Mi farei un sacco di amici. No, senza poi... niente. Sei solo tu, basta. Sei solo tu, quindi presumibilmente c'hai a disposizione tutto il mondo. Prendo un gruppo elettrogeno, entro in una videoteca e passo gli ultimi anni della mia vita guardando film. Che non è che puoi fare chissà che. È una cosa abbastanza triste, secondo me. Io invece girerei il mondo. Prenderei un po' di macchine, anzi un bel Hummer di quelli potenti. Mi caricherei di benzina a manetta di viveri e mi girerei il mondo. Andrei a vedere tutto quello che ci stava da vedere e che non ho visto perché avevo a che fare, perché lavoravo. Prima o poi arriverà al mare. E lì prenderò una barca e ci caricherò sopra il mio Hummer. Perché sono l'unico uomo al mondo, pure se faccio danni sti cazzi. Non è una cattiva idea. In realtà, dai, vengo anch'io. No, sono da solo. Ah, scusa. Potrebbe tornarci utile. Prendiamo la lancia rossa, dai. Sì, non è che conviviamo insieme, è che lavoriamo. Lavoriamo insieme, quindi beviamo insieme. Quindi ogni tanto uno spuntino c'è. E prendiamo pure l'alcol. No, l'alcol no. Però l'alcol allora no. Che ci chiedeva? Cedrata tassi. Alessandra ci chiedeva: siete contenti del vostro lavoro, non YouTube? Sì. Il motivo è molto semplice. Noi odiamo le cose ripetitive, il nostro lavoro cambia continuamente. Ogni lavoro è diverso dal precedente e questo non ti fa annoiare. No, assolutamente, sono d'accordissimo. Beh, questo viene di conseguenza in effetti, perché poco più giù
ci sta Francesco che ci chiede: spiegateci meglio il vostro lavoro. In effetti, cioè, molti nuovi, ci vuole, non hanno idea di quello che facciamo. Vabbè, noi siamo in realtà una piccola agenzia creativa, quindi ci occupiamo di pubblicità, web marketing, cose di video, abbiamo fatto anche video matrimoniali, perché no? Sì, abbiamo fatto anche quello, però ce ne vergogniamo, non ce ne vergogniamo perché è il lavoro, però diciamo che non era la nostra massima aspettativa. Ci piace molto fare video pubblicitari, spot pubblicitari, qualcuno l'avrete visto sicuramente, ma non lo saprete mai. Non lo saprete mai. Siamo al reparto surgelato, no, è freschi, molto freschi in questo caso. Salmone affumicato, questo lo proverò perché non senti quanto è morto. Io mi sto raffreddando con le mie ciambelline. Anche io mi sto congelando. Comunque, Federico ci chiede: se avevate dei superpoteri, quali vorresti avere? Con un italiano un po' dubbio, però la domanda, però è, la chiara. Domanda è chiara. Quali vorresti avere superpoteri? Io credo vorrei poter volare, in modo tale da darti una mano quando ti blocchi su una sponda e vuoi fare il giro del mondo. Beh, allora, dipende da quanti se ne possono scegliere. Uno, penso. Perché io a sto punto divento Superman e poi... No, un superpotere. Perché volare mi piacerebbe tanto anche a me, e preferisco i sogni dove si vola. Però mi piacerebbe anche rompere le vetrine col suono dei ruti. Ah no, quello ce l'ho. Finiamo finalmente con l'ultima domanda che ci fa Guido e ci chiede: cosa sono gli spumoni? Allora, gli spumoni, cioè lo spumone in realtà, è... La batteria. La batteria.